anche troppo spesso ancora oggi ricorrente l'opportunità di uno sviluppo incontrollato e magari di una libertà, tra virgolette, eccessiva, perché una regolamentazione è determinante. I parchi in qualche modo lo stanno già dimostrando, perché nelle aree dove sono stati istituiti aree naturali protette, parchi nazionali, regionali, riserve naturali, queste opportunità stanno già venendo fuori, i dati lo dimostrano, magari dopo potremo anche illustrare. Seguiamo questo primo giro, poi faccio una domanda che si lega proprio al concetto di vincoli, che sembra apparentemente il conflitto sul quale tutti i giorni loro, ma tutti noi cittadini, ci esercitiamo. Io sui vincoli e le leggi troppo restrittive ho... Sentiamo. Un'opinione sua però deve essere un po' sfatata, questo perché io voglio dire questo, ho avuto un primo approccio in diretto con il libro perché ho sentito Settis, il professor Settis, intervistato da Fabio Fazio, e allora mi sono un po' indignata, anche ha suscitato in me insomma un senso di rabbia vedere un'Italia allo specchio devastata dal cemento. Si è parlato, per chi ha visto quell'intervista, ha detto, Settis ha dato dei dati, ha detto ogni giorno in Italia è come se si costruissero 250 campi di calcio. Quindi insomma è una cosa che fa un po' riflettere, nel senso che non si può pensare, questa è una mia opinione, io mi presento, sono responsabile dell'ufficio urbanistico del Parco Nazionale della Maiella, e non si può pensare di seguire i modelli europei, i modelli che ci modelli americani, no? Settis nel suo libro parla anche di disneylizzazione, cioè fare nuovi centri commerciali ovunque oppure grandi strutture in zone che invece hanno tutt'altro tipo di vocazione. Così come non si può pensare al paesaggio, all'ambiente privo della presenza antropica, privo di connotati anche culturali, antropologici, archeologici. E allora mi è piaciuta quella parte del libro di Settis dove l'ultima parte, perché diciamo mi sono ripresa un po' lì, dire ma allora ecco l'Italia ormai non c'è più recupero, e invece il libro si chiude con inizia a parlare di mente locale, dice Settis, facciamo mente locale, cioè risvegliamo le coscienze, e si riferisce quindi alle associazioni ambientaliste, agli individui, ha parlato anche di tutte le iniziative di Stefano Rodotà. Quindi sono tutte iniziative meritevoli volte lui proprio parla alla... dell'azione, no? L'azione sul territorio. L'azione sul territorio, però lei parla di conservazione, di tutela. Non bisogna pensare che per conservare un patrimonio ambientale, un paesaggio e l'ambiente, dove c'è anche l'uomo, si debba pensare a una struttura ingessata, a una struttura immobile. E in questo ci sono gli enti parco che mi dispiace che il professore non c'è, possono essere definite come delle grandi foreste italiane che fanno un lavoro silente, ma questo perché la 394, cioè secondo me non ci vogliono nuove leggi, perché le leggi ci sono. Quindi la 394 nasce in attuazione proprio dell'articolo 9 della Costituzione, quindi non parla solo di tutela del paesaggio, ma parla anche di valorizzazione della cultura, ma anche di quelli che sono i valori archeologici, storici. Quindi è un unicum, non solo l'ambiente, ma prevede anche proprio la presenza dell'uomo nell'ambiente. E poi c'è un'altra parte del libro, la maggior parte, dove Seth dice ci sono troppe competenze, ci sono troppe istituzioni, troppe amministrazioni pubbliche, ognuna ha la sua legge. E invece io dico no, la 394 già nel lontano 91 prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche avessero un ruolo, quindi in principio il Ministero dell'Ambiente che è l'autorità vigilante, e poi ancora la regione, gli enti locali che fanno parte del consiglio direttivo degli enti parco. E io quindi vorrei dire, ognuno ha il suo ruolo, la sua parte. Oltretutto la 394 non solo, prevede un piano di sviluppo socio-economico, quindi
sono tutti strumenti, il piano di gestione del parco, il principale piano di gestione del parco è il piano del parco, che viene adottato e approvato dalla regione. Allora, chiunque, tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, hanno il potere di intervenire, di dialogare e quindi di dare il loro contributo alle finalità istitutive di queste aree protette. Sì, però... Sarà retorica, però di fatto lo strumento c'è. Io invece su questo... È la strategia K. Io su questo ho delle perplessità, nel senso che le competenze ci sono, ma quando sono troppe le competenze e quando sono troppo le leggi, le disposizioni comunali, le leggi regionali, le leggi nazionali, io metto un vincolo qui, metto di costruire qui. Noi, e Settis lo dice secondo me molto bene, ricostruendo il percorso, diciamo, che la legislazione fa, quando ci sono troppe leggi accade che o non sono osservate o sono violate, e se c'è la parcellizzazione della responsabilità accade che dici ma non competeva a me. Vi faccio un esempio che ho fatto in un'altra occasione e Dacia se la ricorda, quando abbiamo parlato della legalità, no? Cioè, che senso ha fare una legislazione a difesa dei parchi, parchi regionali, parchi nazionali, e poi intorno avere dei comuni che permettono di costruire in modo dissennato gli ipermercati ai margini di questo parco? Allora, che difesa dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una riserva. Qui si fanno ragionamenti intorno alla presenza dell'uomo, la qualità della presenza dell'uomo, e poi intorno c'è lo sfascio. Allora, quello che mi convince del libro di Settis, su altri aspetti si potrebbe discutere, è proprio questo, che bisogna che facciamo mente locale su che cosa vogliamo essere, come deve essere questo paese. È vero, si costruisce ogni giorno sul territorio pari a 250. Ci sono dei dati nei primi 50, le 50 pagine di questo libro che spaventano. Però se non capiamo qual è l'origine del problema e noi pensiamo che mettendo vincoli in zone, non potendo vincolare tutto il paese, abbiamo risolto il problema, secondo me abbiamo imboccato la strada sbagliata. Ecco perché mi convince molto il discorso su unifichiamo i concetti, creiamone uno con tutela costituzionale. Ma questo deve valere nei parchi dove ci sono alcune esigenze e ci sono, come dire, c'è la visione della tutela di un assetto, ma deve valere pure fuori. Perché se invece i paesi, quel sindaco rilascia un'autorizzazione, l'altro ne rilascia un altro in concorrenza, perché pensa che lo sviluppo sia dare lavoro per 6 mesi ai muratori che devono costruire, e siccome la zona è povera, non si può fare altro, probabilmente noi ci troviamo di fronte a una strada senza via di uscita. Allora, l'azione è quindi questione di cultura. Scusa, volevo fare una domanda. Se noi diciamo, come hai detto tu, che bisogna tutelare tutta la nazione e quindi che la tutela deve diventare nazionale, cosa vuol dire la cancellazione dei parchi? No! Vuol dire che i parchi hanno una specificità e una funzione. In nome della tutela nazionale, no, poi si cancellano i parchi. No, non voglio dire assolutamente questo. E se invece si è capito questo, mi scuso. No, io voglio dire che accanto alla specificità
ci vuole una consapevolezza di qual è la direzione nella quale stiamo andando. Perché, lo ripeto, se il parco diventa una riserva e ci siamo messi l'animo tranquillo, perché tanto ci abbiamo i parchi nazionali, e lì non si può costruire, lì non si può fare niente. E quindi stiamo difendendo la natura, stiamo difendendo il paesaggio inteso nel senso di Rossi. Probabilmente la strada, lo ripeto, questo è il mio dubbio, non troppi vincoli fuori dai parchi, ma vincoli che siano fatti osservare, non dentro i parchi, ma intorno ai parchi passa questa filosofia. E ci sono leggi che permettono questo. Ecco, cioè io vorrei riflettere passa sul destino di questo. Passa anche nei parchi. Allora, su questo concetto di vincoli e che cosa accade intorno ai parchi a proposito di paesaggi. Se posso, adesso non so come. No, va bene, no. Io penso che, come dire, la considerazione sul parco riserva sia ormai una considerazione superata. Ti chiedo scusa, ma insomma corre il rischio di riportarci indietro in un dibattito che è durato anche qualche decennio, perché all'inizio si temeva che il parco, così come veniva interpretato e forse anche come veniva amministrato, parlo del parco in generale, poi anche ha avuto evidentemente dei notevoli sviluppi nel nostro parco d'Abruzzo, anzi principalmente nel nostro parco d'Abruzzo, questo dibattito, almeno appunto nei decenni passati, quando si temeva che alcuni vincoli, a cominciare proprio da quelli delle leggi richiamate da Settis, quella del 39 per esempio sulla tutela del paesaggio, la 1497, che è stata determinante anche per il parco, per salvare il parco, e uso il termine salvare letteralmente, quando il parco era oggetto di aggressione edilizia impressionante. Cioè, se non ci fossero state in quel caso le leggi di tutela del paesaggio, la legge del parco sarebbe stata soccombente, avrebbe perso la battaglia, perché la legge del parco purtroppo era limitata, aveva delle carenze, cioè faceva riferimento alla tutela, alla conservazione della natura e del territorio, ma il paesaggio sostanzialmente era poco considerato, e allora non c'era appunto questa nozione nuova di paesaggio, per cui bisognava utilizzare tutti gli strumenti a disposizione in quell'epoca per poter arrestare questo urban sprawl, lo definisce, che stava interessando e in parte ha interessato, anche se lui tende ad escludere, l'Appennino e l'Abruzzo in particolare, compreso l'interno dell'Abruzzo, che fortunatamente però si è fermato. E adesso, senza presunzione, insomma, questo processo, forse all'arresto di questo processo hanno contribuito anche i parchi. Inizialmente il parco nostro, il nostro parco qui dove siamo oggi, ma poi anche gli altri parchi successivamente alla loro istituzione. Ma oggi la questione parchi è affrontata proprio in termini diversi, in termini di sistema, proprio per evitare che il territorio sia tutelato, conservato in modo eccezionale, magari speciale dentro queste aree, e poi all'esterno si possa fare terra bruciata. Noi ragioniamo oggi in termini di sistema. Noi abbiamo un sistema di aree naturali protette in senso lato che interessa oltre il 20% del territorio nazionale. Beh, se riuscissimo a tutelare già il 20% in modo adeguato, il 20% del territorio nazionale, che ovviamente esclude i grossi agglomerati, le aree agricole, eccetera, insomma, avremmo tutelato quasi tutta l'Italia, senza essere, ripeto ancora una volta, presuntuosi. E il mondo dei parchi di questo dibattito si sta facendo carico, si sta assumendo anche la responsabilità, diciamo, nel confronto, nell'interlocuzione con il mondo politico, con il mondo culturale, con il mondo anche della produzione e dell'impresa. Cioè un sistema razionale che, oltre alla conservazione del paesaggio, del territorio e dell'ambiente, preveda anche un'evoluzione dell'economia sul territorio in modo compatibile, però. Cioè dobbiamo avere chiaro il limite di dove possiamo arrivare. Non possiamo tendere ad uno sviluppo indefinito e infinito, come oggi si tende peraltro a ragionare, anche se poi, e lo stesso Settis ce lo ricorda, spesso inseriamo lì